La data è stata decisa, o meglio, è stata comunicata. Michele Emiliano sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia il prossimo 10 maggio. Il presidente della Regione Puglia, già convocato per lo scorso 2 maggio, aveva chiesto di far slittare la data a dopo il 9 e fino al 30 maggio a causa di impegni istituzionali alla conferenza Stato-Regioni e per il dibattito sulla fiducia chiesta dalle opposizioni alla Regione. L'audizione di Emiliano riguarderà le inchieste sulle pressioni dei clan Abari e sulle dimissioni di Alfonso Pisicchio da commissario dell'agenzia Arti. Mi auguro che l'audizione possa, diciamo, contribuire a rasserenare gli animi, quindi non c'ho molto da dire. Io ho sempre dato la mia disponibilità ad andare in commissione antimafia, volevo solo evitare, e devo dire che da questo punto di vista alla fine credo che tutti abbiano compreso le ragioni, un accavallamento mediatico tra la mozione di sfiducia che mi è stata avanzata dal centrodestra e la richiesta di audizione sempre avanzata del centrodestra in commissione antimafia. Dopodiché sono a disposizione per parlare del fenomeno mafioso pugliese per quanto a mia conoscenza, perché credo di essere stato nella mia vita una persona che un po' di esperienza in questa materia l'ha sempre avuta. L'antimafia ascolterà invece l'8 maggio il capo della Procura di Bari, Roberto Rossi, che coordina le indagini sul voto di scambio politico mafioso a Bari.